Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di calciomercato. Questa volta del Napoli, solo ed esclusivamente del Napoli, perché parliamo di un'ufficialità. Sì raga, è ufficiale, chi minchia è un nuovo giocatore del Napoli. Chi minchia è un difensore coreano, difensore ormai si può definire ex Fenerbahce, squadra turca, mostra un potenziale per le stagioni che ha fatto, da come mi hanno raccontato, come sto vedendo, vedo che il calciatore era molto amato dai tifosi del Fenerbahce, la sua ex squadra. Ormai è ufficiale, Kim In-jan è il nuovo giocatore del Napoli. Cosa ne penso? Penso che è un po' tanto. Il Napoli ha speso 20 milioni per un'altra incognita e tu spendi 10 per Kvaratskhelia, incognita, 13-14 per Olivera, incognita, ma già viene da un campionato più difficile, dalla Spagna, quindi non conosce il campionato italiano, e spendi 5 più 3 per Østigard, che almeno un po' lo conosce il campionato italiano, e poi prendi un sostituto. Devi sostituire il mostro sacro Koulibaly, devi sostituire il comandante, e con chi me lo fai? Con Kim Min-jae, difensore sudcoreano. Ho visto che comunque ha una bella struttura fisica, fa bei interventi per i video che ho visto su YouTube, per gli highlights delle sue giocate. Però tu gli paghi la clausola decessoria, quello che voleva il Fenerbahce, 20 milioni, che tu con 20 milioni ti prendi un difensore che già conosce la Serie A e che in questi giorni, dopo l'addio di Koulibaly, è il primo nome che io ho fatto per il fattore economico. Giocatore buono, può sostituire Koulibaly nei migliori dei modi, giocatore anche che può portare bonus e può fare qualche gol in più di Koulibaly a stagione. Sto parlando di Milenkovic, nome che in questi ultimi giorni ne ho sempre parlato in questi video. Ho detto Milenkovic, io mi accontento di Milenkovic come sostituto, perché anche nei parametri del Napoli, infatti, 20 milioni al posto di tagliare al Fenerbahce, gliele dava la Fiorentina e ti accaparravi un giocatore come Nicola Milenkovic, ti accaparravi le sue prestazioni. Però non è stato così, perché il Napoli vuole sempre rischiare. Il Napoli non vuole mai fare una cosa che dice quell'acquisto sicuramente mi darà delle garanzie, invece no, tutto incognita. Il Napoli è fatto da una squadra di incognite, queste incognite sono andate sempre bene, e quindi il Napoli ora si trova lì sopra e si trova in zona Champions quasi sempre. Questa è la fortuna di ADL, della società mediocre del Napoli, perché così è. Cosa ne penso? Già l'ho detto prima, troppo difficile sostituire Koulibaly, specialmente quando si ha una società di merda. Si parla di Solbakken, si parla di una chiusura
però arriverà a gennaio, quindi sarà un acquisto di gennaio se arriva, e se si chiude in queste ultime ore, che quasi sicuramente si chiude, un'altra incognita. E qui stiamo acquistando solo incognite, stiamo spendendo dei soldi, dei soldi che poi non si sa se vengono poi ripagati. Ma con la fortuna che ha la società di merda del Napoli, questi soldi vengono ripagati. E con i soldi che viene, che poi vengono venduti, venduti questi giocatori attualmente promettenti, Cavrazzeglia, se cresce, se cresce, fra 2-3 anni non sarà più nostro. Cavrazzeglia fra 2-3 anni vale più del doppio. Il Napoli se lo vende e acquista il sostituto meno della metà. Meno della metà. La dimostrazione è Koulibaly. La dimostrazione è Koulibaly. Perché tu guadagni 40 milioni dal Chelsea e ne vai a spendere 20. La metà. Li spendi almeno bene per uno che conosce già il campionato. Invece no, vai a prendere, lo vai a pescare in Turchia. Lo vai a pescare in Turchia. Mamma mia. Mamma mia, che società di merda. Per carità, voglio essere smentito. Voglio essere smentito dalle prestazioni. Perché sì, sono contro la società, però non contro il Napoli. Il Napoli è una cosa, i colori sono una cosa, e la società è un'altra merda, un'altra pasta. Quindi mi auguro che fa bene, come mi auguro che fa bene Kvaratskhelia, come mi auguro, se viene poi a gennaio, Solbakken, mi auguro che faccia bene, come mi auguro Oliveira, che sia il futuro del Napoli su quella fascia, come mi auguro Sokim, che sia il futuro Koulibaly, e come mi auguro Østergaard, che comunque spero che cresca. Quindi io sono molto, sono deluso, ma la fiducia gliela do sempre al giocatore. La fiducia, l'unica che non gliela do la fiducia è De Laurentiis, è ADL. Quindi poi i giocatori del Napoli non hanno colpa, quindi speriamo bene, e speriamo che non è finito qui il calciomercato del Napoli, perché al Napoli manca ancora un portiere o di riserva o il titolare. Quello che vuole fare la società, quello facciamo. La società decide di prendere il portiere titolare perché Meret per Spalletti non è affidabile? Contentissimo. La società decide di chiudere proprio definitivamente per il rinnovo di Meret? Va bene lo stesso. La società decide poi di comprare il secondo a Meret d'esperienza per provare a fare crescere? Va bene. Però non sono contentissimo. Però mi accontento di tutto, perché la fiducia va data anche a uno come me. Mi sono rassegnato, ormai il tifoso del Napoli deve essere così, deve dare fiducia a tutti, deve sperare che la fiducia venga ripagata, deve sperare che le incognite poi diventano mostri. Questo è il tifoso del Napoli. Va bene. Io spero che almeno De Rofeu venga a Napoli, perché io lo considero l'acquisto poi migliore del Napoli fatto in questa sessione di mercato. Deve arrivare anche Simeone, perché comunque lo considero l'acquisto migliore del Napoli arrivato, perché De Rofeu già conosce il campionato. De Rofeu viene da un'annata pazzesca con l'Udinese. De Rofeu lo paghi solo 16 milioni. Spero che arrivi De Rofeu più che Solbakken. Però
si arriva sul backend dello Feu ancora più contento. Vabbè, vi saluto, ciao ciao.